Dottor Francesco Maione, giudice del Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere, tra i relatori del convegno sulla violenza di genere e legislazione penale, coordinato dal penalista Roberto Imperatore. Un evento che lei stesso, nel suo intervento, ha definito di grande valenza scientifica e culturale. Guardi, nella premessa del mio intervento mi sono proprio complimentato con l'avvocato nel ringraziarlo per l'invito, mi sono proprio complimentato con l'avvocato Imperatore perché ho trovato veramente l'organizzazione, voglio dire, curata nei minimi dettagli e soprattutto ho notato un particolare, ha coinvolto diverse professionalità, quindi il mondo dell'accademia, il mondo degli operatori giuridici chiamati ad interpretare, quindi a dare attuazione alle norme e ha coinvolto gli esperti, la dottoressa psicoterapeuta che da poco ha terminato il suo intervento, ma soprattutto ha coinvolto i ragazzi delle scuole. Io penso che su un argomento così attuale, un argomento di rilevanza sociale come quello oggetto del convegno odierno, tutti insieme dobbiamo, ciascuno per la propria parte, contribuire allo sviluppo. È un argomento che va affrontato trasversalmente, prima sul piano culturale, quindi prima in famiglia, poi le scuole e poi solo in ultima istanza, in un concetto di extrema ratio di diritto penale, solo in ultima istanza il diritto penale deve intervenire, ma in quella fase forse è già patologia, quindi il diritto penale interviene in una fase di patologia del comportamento sociale. Io ritengo che gli interventi del legislatore soprattutto devono essere mirati ad educare i futuri cittadini. Tra gli argomenti da lei affrontati, quello dell'articolo 572 del Codice Penale sui maltrattamenti contro familiari e conviventi. Come dicevo nella mia relazione, è una norma che è stata introdotta nel Codice nel 1930, quando ancora la violenza domestica era consentita dal legislatore, con la riforma con l'introduzione e l'entrata in vigore della Carta Costituzionale, con la riforma del diritto di famiglia e con le unioni civili, da ultime nel 2016, quella norma la violenza non è più ammessa nel modo più assoluto, anzi costituisce il primo baluardo contro violenze che avvengono in un ambiente particolare che è appunto l'ambiente domestico. In particolare mi sono occupato di quello che penalmente è rilevante, da quello che penalmente non rilevante, detto diversamente, tra quelle che sono le comuni liti che avvengono in famiglia, da quello invece che è la condotta di sopraffazione, volto a limitare la capacità di autodeterminazione della vittima, la capacità di resistere della vittima. Bisogna dire che le normali liti, quindi il criterio oggi adottato dalla giurisprudenza è quello di una parità tra le parti, laddove il confronto anche veemente, quindi dei liti, i disguidi, il punto di vista differente è paritario, ci troviamo al cospetto delle comuni liti, da laddove invece c'è una sopraffazione squilibrata, quindi si gioca su un tavolo non paritario ma su un tavolo inclinato, quindi il genere forte che va ad incidere sulla capacità di autodeterminazione dell'altra vittima, quindi in modo non paritario, nei confronti di una persona che è subvalente dal punto di vista economico, culturale, sociale, allora là ci troviamo a cospetto di un fatto che merita la punizione, quindi penalmente rilevante, ex articolo 572 CP.